Dottore, anche perché con questi elementi ci aiuta anche a capire come dobbiamo, poi nel caso dobbiamo rivolgersi al 118, porci per essere il più celeri possibile nel dare le informazioni utili che vi servono poi per organizzare al meglio il servizio. Allora, invece, come rete territoriale darei la parola alla dottoressa Grazia Pecorelli, che è direttore dell'unità operativa complessa del pronto soccorso di emergenza territoriale Area SPOC del Dipartimento di Emergenza AUSL Bologna. Grazie. Buonasera, intanto vi potete tranquillizzare, non vi farò vedere nessun PowerPoint, così almeno risparmiamo il tempo tecnico della verifica degli strumenti. Ma intanto ringrazio ovviamente l'amministrazione per l'invito, ed è un po' difficile parlare dopo il dottor Grana e il dottor Picocco, no? Perché rappresentano l'origine e anche il presente di un sistema che ha fatto tantissima storia. E io che questa storia la conosco, tutte le volte però riesco un po' a emozionarmi, perché i punti chiave, secondo me, che mi piacerebbe che voi portaste a casa, noi medici dell'urgenza diciamo così, i messaggi da portare a casa sono: il primo, che se non c'è una criticità è molto difficile superare l'ostacolo, e il dottor Grana ci ha raccontato da dove è partita la centrale operativa, dal bisogno. Abbiamo capito ad un certo punto che eravamo disorganizzati o che la città era disorganizzata. E poi invece Mino vi ha raccontato quanto lavoro c'è nel coordinare un sistema che coordina i mezzi e li coordina su un territorio così vasto. E allora qui c'entro un po' anch'io, insomma, perché vorrei che passasse il messaggio che il territorio è in sicurezza. Ho ricevuto la segnalazione di un cittadino che diceva: ma hanno portato mia moglie in un certo pronto soccorso e poi, siccome doveva andare in un altro pronto soccorso, l'hanno caricata in ambulanza, e io adesso chiedo: che cosa sarà di mia moglie? Se si sente male, chi la soccorrerà? E se starà molto male, potrebbe morire. Allora gli ho dovuto rispondere quanti mezzi c'erano sul territorio, quante ambulanze, che tipo di soccorso era in quella fetta di territorio, che peraltro è la Valle del Reno, quindi non siamo, come dire, siamo in parallelo, no? E spiegare che su un mezzo di soccorso può esserci un volontario formato, vedo i ragazzi con le magliette rosse e sono sempre molto formati, questo è un altro fiore all'occhiello dell'esperienza bolognese, oppure ci possono essere dei mezzi dove ci sono degli infermieri. Guardo Cristina qua, che ha addosso il nostro portachiavi del 118, cioè persone che con un livello di formazione da base avanzato sono in grado di gestire l'urgenza e attraverso la centrale operativa di collegarsi al medico di postazione e di essere supportati, perché un po' il modello è quello per cui se il paziente nel viaggio peggiora un medico mi raggiungerà, facciamo il rendezvous. Ed è proprio questo, secondo me, l'elemento diciamo chiave di che cosa significa anche la garanzia e la sicurezza del territorio: sapere che c'è una risposta alla chiamata che è articolata secondo il livello del bisogno, perché poi alla fine, grazie a questo coordinamento, che è un coordinamento estremamente sofisticato, Mino l'ha fatta un po' facile, però provate a capire che cosa significa coordinare tra province i mezzi, calcolare i tempi, verificare qual è il mezzo in posizione più utile, no? E anche qual è il mezzo in posizione più utile per quel tipo di paziente lì. Perché alla fine quello che cerchiamo di fare è di dare la risposta giusta secondo il bisogno che il paziente ha. Allora Mino ha usato una parola che non so se sia chiara per tutti, che è la tempodipendenza. Cosa vuol dire? È quella patologia che entro un certo limite di tempo è bene che raggiunga quanto prima l'ospedale, in genere è un hub, un grosso centro, l'ictus per esempio, oppure l'infarto. Io so che il tessuto ha un tempo di recupero, se vado oltre quel tempo posso avere un danno. Ecco, quindi è chiaro che quel paziente lì può andare in un certo posto con un certo mezzo. Ecco, quello che noi facciamo sul territorio, grazie ovviamente
alla centrale operativa che ci coordina, grazie ai mezzi che ci sono sul territorio, e il territorio è servito attraverso i mezzi base, poi i mezzi infermieristici e poi i mezzi avanzati, le automediche, un territorio che resta in sicurezza e al quale garantiamo la sicurezza grazie a questa presenza, e così lascio subito la parola a Cristina, di personale formato, perché la cosa che mi piacerebbe sottolineare è che dottor Vigna, che è un infermiere, ha creato la centrale operativa, e la centrale operativa rappresenta proprio la sintesi di quello che noi siamo, figure con una disciplina differente, siamo un'equipe multidisciplinare di medici e infermieri che si integrano perfettamente e che in questo modo rappresentano la risposta, grazie ai volontari, ma anche grazie alle altre realtà come la Croce Rossa, la risposta a quel bisogno di salute che però ha come caratteristica di essere urgente. Ho bisogno di andare in ospedale. Ecco, noi cerchiamo attraverso il coordinamento, attraverso l'integrazione tra tutti noi, di garantire questo bisogno, secondo due principi di equità e di appropriatezza. E cioè tutti devono ricevere una risposta e ognuno dovrebbe ricevere la risposta più appropriata.